Cari lettori, buonasera. Eccoci qui con il nostro appuntamento serale che è diventato ormai una tradizione, quello con la video edicola, nella quale daremo alcune anticipazioni sulle notizie che troverete domani sul nostro giornale. Le notizie di questi giorni, purtroppo, sapete tutti quelle che sono le notizie principali, e anche stasera è una serata ricca di notizie purtroppo non buone. Andiamo avanti sul nostro giornale di domani, andiamo avanti con le testimonianze, con il racconto, con l'analisi dei fatti successi a Parigi, dell'attentato terroristico del 13 novembre nel cuore della città. Avremo sul giornale di domani 6 pagine dedicate a questo tema, tra risvolti locali e risvolti invece internazionali. Ma è sempre restando con brutte notizie di cronaca che dobbiamo, insomma, continuare questa nostra carrellata di notizie, raccontandovi dell'ennesimo incidente mortale successo all'alba di oggi a Cocco Trevisago, in cui un ragazzo di 19 anni di Caravate ha perso la vita mentre viaggiava in auto dopo una serata con gli amici. E invece una notizia che nella tragedia fa vedere una luce di speranza è quella che arriva dallo stadio di Varese, di calcio di Masnago, dove nella giornata di oggi il Varese ha vinto 3-0, ma la vittoria più bella è stata quella per il piccolo Martino. Piccolo Martino, che ricorderete, il bambino, il ragazzino di Besozzo, scomparso tragicamente e ricordato da tutti i tifosi della squadra con questa bella vittoria, con una manifestazione dei risvolti veramente toccanti. Restando in ambito dello sport, vi racconteremo la sconfitta purtroppo del basket, della Pallacanestro Varese, che ha perso, come potete vedere anche dal nostro sito, dalla diretta del nostro sito, ha perso abbastanza in maniera netta con Trento. E vi racconteremo anche i risultati delle gare della Yamamai Busto Arsizio, dell'Unindo Yamamai, sconfitta a Bergamo 3-0. Questo e altro sul giornale di domani. Arrivederci.